Quando la Legione Rossa attaccò, ci costò quasi tutto. Fu un miracolo a salvarci. Il risveglio del viaggiatore. Ah sì, certo, solo il viaggiatore questo ha fatto tutto. È un nuovo inizio. Le mappe sono vuote, le leggi cancellate. Sappiamo solo che dobbiamo trascendere ciò che siamo già. Questo piccolo angolo del cosmo è l'unico posto che sarà sempre nostro. Mentre l'universo ci osserva con occhi invidiosi. Allora, telefono alla mano. Di poter sconfiggere pisello in mano. Allora, ora vi sono cose tanto che spostiamo il droncino aizzati dalla luce del viaggiatore. La guerra è appena cominciata. Ok, dai, col cacciatore. Mi fa ridere che dicono: ci siamo salvati per un pelo dalla furia della Legione Rossa grazie al risveglio del viaggiatore. Sì, grazie. E io che ho fatto tutto il lavoro sporco? Porca sì, puttana, no, un minimo infatti. Di rispetto, Cristo. È tutto lì all'inizio, grazie per aver fatto, ora invece è ma a parte che Mikael dice che già nel primo, io non me lo ricordavo. Filmato. Oh, silenzio. No, te lo dico dopo. Che filmato dalla Madonna. Cazzo, ma sembrano i trailer che fanno di Destiny questo filmato. Ma i trailer sono bellissimi, i filmati che ci stanno. Porca nel troia. Gioco. Chi è questo? Rocce inquietanti, robot assassini, pericoli mortali. Devi guardarne i rinnegati. Ma non ti stanchi mai di quelli tutto è Osiride. La fatica distrae dai propri scopi. Come anche le lamentele. Oh, se vuoi lamentele ne ho molte altre da fare. Aia! Oh, come questa. Concentrati, Sagira. Sulle armi, bestione. La fase. Serve aiuto? Ancora? Ce la faccio, grazie. Dunque? Osiride? Cosa hai visto? Rallenta. Aspetta, ma non avevo... Oh, cavolo! Corri! A sinistra! Va avanti a te! Media gettata! Prego, eh! Ma Osiride è uno stregone. Sì, è uno stregone. È il maestro di... Vorrei Thor. Ah, è stato uno stregone. Tu segni sempre quelle in cui ci sparano addosso. Non possiamo stare qui. Se i Vex avranno successo, sarà la fine. Sagira, può vedere la tua luce. Devi andare. No, non ti lascio. Senza di me non puoi tornare indietro. Se non fermo i Vex, non esisterà nessuno per cui tornare indietro. E per il bene di entrambi. Non ci provare. Osiride! Madonna, ma si stanno lamentando perché ha lasciato forse un po' di disordine in casa. Perché si vede che oggi sono andati... No, però oggi lui è stato in casa, non è giusto. Ma poi, scusami, che cazzo gliene frega a loro di casa sua? Ma non so, ma se sta ora stanno parlando della pulizia della casa, non so che cazzo. Espansione 1, bella. Ci mettevo. Minchia... Meno male, vabbè, ti è andata bene. Mi è andata bene, sì, io sono contento. Tua madre cosa ti ha detto? Ha saputo questa cosa, spaventata. Infatti è stata l'ultima a cui l'ho detto, perché... No, perché sennò ma come poi... era agita? Ti è spaventata? Era un po' agitata, ma è normale. Sì. Porto notizie provenienti da Mercurio. Strani rapporti dai discepoli ostinati a rimanere sul pianeta. Di solito ignoro le loro teorie complottistiche, ma uno dei miei occulti mi ha portato questo. Uno spettro morto.
non è morta. Si chiama Sagira. Innalzamento del livello del mare. Ok, prendo questa roba qua. Osiride. Osiride. Il guardiano più potente di sempre. L'eroe dei sei fronti. Lo Zavala prima di Zavala. Madonna, che bel cacciatore. Lo Zavala prima di Zavala. Ma che cazzo? Molti guardiani non osano più pronunciare il suo nome. È l'unico comandante dell'avanguardia che è stato esiliato. Ed è l'uomo che mi ha insegnato cosa significa essere una strega. Abbiamo trovato Sagira su Mercurio. E allo stesso tempo l'attività Vex è aumentata esponenzialmente. E tu credi che Osiride c'entri qualcosa? Devo sapere che è successo. Anche se l'avanguardia vuole dimenticarsi di lui. Quando ho perso la mia luce, non avevo nient'altro. Ero vuota. Tu mi hai trovata su Io e mi hai aiutata a tornare. Ho bisogno del mio amico, guardiano. Vai su Mercurio. Porta Sagira con te. Forse i discepoli di Osiride, i pochi rimasti, sapranno cosa significa la sua presenza. E per ora, non parlarne con nessuno. Non vorrei buttarti giù da questa muraglia. Stavi scherzando, vero? Sì, sto scherzando. Non è molto rassicurante Ikora che scherza. Nei filmati della storia, solo nella storia, mettimi la voce, anche se tutti i personaggi hanno la voce uguale, chi se ne frega, intanto i filmati sono quelli. Non li fai parlare quando li colpiscono, quando muoiono, fai fare i suoi vecchi. Ma almeno nei filmati fammeli parlare. Ci stava, minchia, ti... invece un cazzo, solo adesso due parole un po' di più, Tanto far parlare sempre lo spettro, che senso ha, Cristo? Sei infatti, te quello, no? Cioè, che poi parlare. A me lo spettro mi piace, però... Sì, è bello, per l'amor di Dio. Però sarebbe bello, in certi casi, avere un dialogo, che lui parla con lo spettro. Quando lo spettro ti parla, il personaggio gli risponde, hanno proprio discorsi prefissati. Cioè... non ci vuole tanto a fare un cazzo di coso. In prefissi tre voci... Oppure una voce, una voce maschile e una femminile, e ce l'hanno tutti uguale, per dire, è una stronzata, però va bene anche così, piuttosto che non averla e poi ogni tanto parla. Poi scommetto che tutte le voci sono tutte uguali. Ma sì, saranno tutte uguali, sicuro. È quello che mi fa girare cambierà, anche il cazzo. Saranno tutte uguali le voci femminili e uguali le maschili. Però, chi se ne frega, nella storia, anche se non tutte le voci uguali, intanto guardi il filmato dove ci sei te, non dove ci sono gli altri. Quindi almeno i filmati fammeli che c'è l'interazione con che parla, non questa poi mi fa incazzare, ci sta che molto chiede allora parla, però se mi hai fatto vedere che parla così lì, allora visto. Fammelo sempre, cioè non è... infatti cos'è, tutto il resto non è stato importante, è una merda? Per dire, cioè allora che senso ha? Poi io nel primo sinceramente non me lo ricordo che parlava il personaggio, Ma ogni tanto qualcosina lo diceva. È vero, ma come ha fatto in questo? Io mi sono emozionato quando ha parlato. Oh, porco Dio. E invece poi. Sì, che proprio discorsi. Non è che ne ha fatti. Sì. Ma io ho due ricognizioni, ma porca puttana, che schifo. Considerando la tua adorazione. Che ogni settimana ti danno in grammi. Mi sorprenderei se la tua fede fosse ripagata. I Vex sono alle porte. Osiride non è ancora tornato. La fede è tutto ciò che mi rimane. Il portale per la foresta infinita. Che figata, porco due. Nemmeno Osiride. Certo che però è un posto della Madonna questo. Io sono pronto. È in gran ombroso. Vabbè. Ti dovrei fare le sfide del Ramingo io. Possiamo per... Sì, devi farti sempre il Ramingo. Io almeno puoi fare in Gran Ambrosio. Voi avete il suo spettro, Sagira. Vi prego, portatela a me. Oh, porca troia, quanta gente che arriva. Rientro limitato, stranamente.
Sono nuovi questi, oh! Ma che c'hanno i cappelli da samurai questi qui? Questi Vex, che cazzo hanno? Quanto mi piace la cosa di lanciare il martello. È veramente bella. È vero, cazzo, ma sono tutti diversi i Vex qua. Oh, sono più fighi adesso, mamma mia. Non che prima fossero brutti, però cazzo, questi sono ancora più belli. Ma che cazzo fa? Arriva il boss. Eccolo lì il boss, te. Ok. Alu. Ah, cazzo. Che sera cazzo. Che cazzo ha lasciato questo? Ma perché, scusa, però ce l'ho chiuso? Fai fuori il modulo. No. Vex da linee temporali differenti convergono su Mercurio. Non è una buona cosa. Eh no. E là, che posto bello. Bello qua. Allora, start. Ciao tizio. Stazioni. Non so cosa avrei fatto se Osiride non mi avesse mandato a salvarmi. Cambia personaggio. Cambio. I discepoli di Osiride possono aiutarti a rianimare il suo spettro. Andiamoci a vedere la testa dell'exo titano. Porta Sakira a queste coordinate. Notificherò i discepoli che state arrivando. Ora che il faro è al sicuro, possiamo prepararci al ritorno di Osiride. Tutte le sue profezie perdute si stanno avverando. Finalmente incontrerò Osiride. Che cazzo è successo?